Pronto? Allora? Non ho capito se, non mi ricordo se ho scritto il CONF o la CONF, intesa per Confindustria. Il CONF hai detto? Ah, è un altro studiamo, scusami. Ma che cazzo mi sbrassi stamattina quell'indiscreto? In economia poi, firmandolo, cazzo Nicola? Firmato? In economia è tuo, eh? Ah, certo, che me l'ha chiesto con Folonieri. Sì, 13. Guarda, sono incazzati con voi che se appena vi impalassero, potessero impalarvi. È proprio brutta questa cosa, no? Non lo so, ma molto incazzati con voi. È normale che lo siano. Ma anche quello in alto. Sì, infatti guarda, qua è un preoccupato, siamo molto preoccupati, questo ti devo dire. Non è una questione di preoccupazione, è una questione di un certo punto. Rinaldo, la signora che si vuole gestire i rapporti con noi deve saper gestire, cioè, questa è la quinta telefonata che ti faccio in 3 anni. Se tu mi fai telefonare per tutto il mese d'agosto, dalla moglie dell'ex direttore generale della RAI, se vuole un'intervista in esclusiva. Chi è la moglie dell'ex direttore generale? È una sfigata di una, quello che c'era il direttore. Pronto, Rinaldo? Sì, mi senti? No, non ti sento più, scusami, non c'è una voce. Dammi un fisso che ti chiamo da quello. No, sono a Roma, non sono in giro. Allora, mi ha telefonato una tizia che da lì mi incocci. Non è che lei fa interviste per il giornale, cioè non è neanche una nostra. Ha detto che l'ha concordata con Sallusti e con Feltri. Ma può dire quello che ti pare, però insomma, al giornale, come tu vedi, io un qualche peso ce l'ho ancora finché non mi caccia, una cosa che veramente. No, ma in effetti sto dicendo comunque. Allora, il problema sostanziale. Sono 3 anni, 3 anni, dico, parliamo con la cosa, è sempre sovradimensionata, è sempre sovradimensionata. Cioè, allora, il problema è questo. Allora, le interviste non solamente col giornale, ma col Corriere, con la Repubblica. Ma ne fa una al giorno, ma poi non è l'intervista. No, non il, capo, il tuo capo ufficio stampa non mi saluta. Ma quello non c'entra un cazzo con Marcio Gaglia, quello è il capo ufficio stampa di Confindustria. E poi posso dirti una cosa molto riservata, Rinaldo, perché te ci conosciamo da 20 anni. Vuoi che te la dica una cosa molto riservata o no? Ma dimmela. Secondo te è una cosa intelligente far chiamare dal punto di vista di Feltri, dico, farlo chiamare da Confalonieri? Ti sembra una cosa intelligente? Pensaci un attimo. Io poi mi devo tirare indietro, cioè, ma ti sembra intelligente? Tu non conosci Feltri? Sì, ma mettiti nelle mani di un Confalonieri e di un Berlusconi. No, ma adesso hai ragione. Tu sei uomo di monda. Sei un uomo ma scusami, di monda. Se tu vedi i casini che gli sta facendo ora sulla questione di Fini, secondo te quello lì si diverte 10 volte di più? Io non lo so, Rinaldo, alcune volte io mi chiedo, No, fermati un attimo, non sai alcune cose, non sai. Purtroppo voi siete relegati in India, Giovanni Negri, senza comprendere, capire che non esiste solamente la politica di Fini, la politica Casini, Fini, Granata, non Granata, eccetera, eccetera, no? Ma che ci sono sovrastrutture che passano sopra la mia testa, la tua testa, certo. Anche quella, e anche in quella di un tale Feltri, e che se ne dica, ok? Che ci sono sovrastrutture e che ci pisciano in testa, non ci considerano neanche. Ma è quello che ti sto cercando di dire. Ok, allora, tu non hai stiamo capito una la cosa. Non hai capito una cosa. Se c'è un gioco di sponda, e credo che tu l'abbia capito, su tutta questa vicenda politica, il governo deve andare avanti. È chiaro che è un gioco di sponda concordato. Ma forse io... Allora, hai capito? No, a te non ti hai capito... No, Rina, però te forse non hai capito una cosa. Che filtri? Vabbè, mi vuol dire che Feltri è il padrone del mondo. Ok, benissimo. No, del suo giornale, però se vuoi dire anche con me, guarda, fallo. Non è che io ci metto molto. Se vuoi ascoltarmi, mi ascolti.
Lui è padrone del suo giornale finché non lo cacciano, cosa che non è esclusa, lo possono anche cacciare. Allora, a quel punto si riparte tutto da capo. Allora, si riparte tutto da capo. Ok, allora il problema è allora guarda, nella fattispecie la questione potrebbe riguardare il giornale, come potrebbe riguardare la stampa, come potrebbe riguardare la Repubblica, non c'entra assolutamente nulla, no? Ecco, è comunque in ogni caso che si voglia o non si voglia, il giornale ha un proprio editore, ok? Così come il Sole 24 Ore ha un proprio editore. Ok, allora nessun editore può dire non comando nel mio giornale. Ovvio. Ecco, perfetto, perché se ad un certo punto, faccio per dire, lo so che tu hai una profonda stima per il soggetto, Riota incominciasse domani a fare un culo della Madonna a Mediaset o a Fininvest, non è che Emma possa è chiaro. Ma non c'entra un cazzo fin quando Rinaldo, quello che sto cercando di dirti è il motivo per il quale, siccome siamo amici, ci telefoniamo da anni in posizioni diverse, siamo uomini di mondo. È la questione che vorrei che tu capissi una roba. Se ti faccio un esempio, se Riotta ha deciso di rompere con la Marcegaglia, ti faccio un'ipotesi dell'assurdo, e di rompere, al contrario di quanto sta fatto Riotta, non perdendo 50.000 copie, ma nel momento in cui ne ha guadagnate 60.000, sì, in maniera tale da farsi liquidare e uscire come poi senza... È il suo disegno. Allora, Rinaldo, scusami, di che cazzo stiamo parlando? È inutile che mi fai tutti questi ragionamenti, che li conosco benissimo, le sponde e non sponde. Ti sto cercando di far capire qual è la situazione, quindi ragioniamo bene io e te, non sono io che faccio fare il fondo Sallusti, no? Ma lo so perfettamente. Che cazzo di ragionamento è? Quindi anche se mi risulta che però i rapporti tra i due non siano molto buoni. Non è vero, nel senso che i rapporti tra i due sono i rapporti tra un numero uno e un numero due a vita, e quindi ci sono degli alti e dei bassi evidenti, no Rinaldo? Degli alti e dei bassi evidenti che nascono dal fatto che qualcuno ogni tanto pensa di voler fare il numero uno, però si rende conto che non lo sarà mai. Cioè, questo incriccamento però esiste da 10 anni, 3-2, Sì, lo so, è esistito anche con un bel Pietro. Comunque senti, la questione è questa, e ti volevo dire che ci sentiremo spesso in questo periodo, io di non romperti i coglioni, solo questo, però dobbiamo cercare di trovare un modo per dobbiamo trovare un accordo, perché se no non si finisce più qui, questo sto cercando di... non so quale sia, non so ancora quale sia, però dobbiamo trovare. Sì, ma io un accordo che non viaggia. Io non riesco a capire perché abbia preso di mira Emma. Perché? Tu spiegami. Quando ci vediamo ne guardiamo un po'. E ci sei a Genova? Non ci sono, no, a Genova non posso esserci, se no devo rompere. Settimana prossima ci vediamo. Sì, con comodo, non è che adesso è una cosa, però ti voglio dire, bisogna cercare di trovare tra un ma modo non per capire, cioè non è che ad un certo punto, sparando su Emma, lui ti fa liquidare, No, mica ma io ti stavo raccontando un ragionamento ampio, no, ma figurati, non è questo il punto, ti sto dicendo come, cioè, un certo piano con lui non serva, non perché gli editori non debbano svolgere il suo ruolo, ma perché questa è una fase diversa, mi segui nel mio ragionamento o no? Lo capisco perfettamente, conosco anche altre cose. Quindi siccome stiamo in una fase di questo tipo, quello che sto cercando di dirti è dobbiamo cercare di capire come disinnescare in maniera reciprocamente vantaggiosa nel senso diciamo delle notizie, delle informazioni, della collaborazione, no? Tale, no? Sì, ma Nicola, guarda che io parlo tutti i giorni con tutti i direttori, e cioè io non ho problemi, sono qua, e se tu mi dai un colpo di telefono io sono qua, le cose te le raccontano anche, te le racconto. Rinaldo, non lo devi spiegare, sono anni che ti conosco, sono anni che da redattore mi parli, insomma.
Non è questo il punto. Devo dire che c'è un po' un punto, francamente, di sottovalutazione della Confindustria nei nostri confronti, che a me personalmente è un po' essiccato. Senti, se ad un certo punto ci dicono tutti che siamo sdraiati su questo governo, ragiona. Tu che cosa vai a fare? Vai a fare anche le interviste sul giornale? Dai, ma ragiona, dai, mettiti nei nostri panni. Però allora a quel punto, cioè, qual è il motivo per il quale io mi devo fare delle battute per te? Cioè, francamente, no? Ognuno fa le sue... Io la comprendo, non comprendo questa posizione di Feltri. Suemma, è questa che non capisco. Non mi torna, non la trovo razionale, logica. Pronto? Sì, ho capito. È questa che non mi torna, perché se si tratta di un'intervista fra me e te, ma capirai, che cazzo me ne frega, si fa. Ma non riesco a capire questo atteggiamento, anche perché non ne comprendo la logica strategica. Qual è la logica strategica? Spiegamela. Beh, rompere i coglioni a tutti quelli che ti danno veramente una mano al boss. Ma tu non sai che cazzo c'è altro in giro, dai. Cioè, secondo me, davvero, scusami, Emma, ti parlo da amico, cioè è un'ottica corta. Cioè, allora, il cerchio sovrastrutturale va oltre me, va oltre Feltri, va oltre Berlusconi, va oltre, ci sono logiche che non riguardano i fini, i casini, il bottiglione, questo e quell'altro, sono altri, miei cari. Pronto? Sì, ti sento, sì. Cioè... Non so cosa tu voglia dire, devo dirti la verità, non capisco. Beh, secondo te chi c'è dietro Fini? C'è dietro Fini, tu lo sai? Io no. Ci sono quelli che c'erano dietro la Daddario, dai, su. Non lo so. Comunque, ci vediamo e ne parliamo. Volentieri, ciao Nicola, ciao.